Tu sia lodato, mio Signore, insieme a tutte le creature, specialmente il fratello Sole, il quale è la luce del giorno e tu attraverso di lui ci illumini. Ed esso è bello e raggiante, con un grande splendore, simboleggia te, Altissimo. Tu sia lodato, mio Signore, per sorella luna e le stelle. In cielo le hai formate, chiare, preziose e belle.
Tu sia lodato, mio Signore, per fratello fuoco, attraverso il quale illumini la notte. È bello, giocondo, robusto e forte. Tu sia lodato, mio Signore, per nostra sorella Madre Terra, la quale ci dà nutrimento, ci mantiene e produce diversi frutti con fiori colorati ed erba. Thank you.
Tu sia lodato, mio Signore, per quelli che perdonano in nome del tuo amore e sopportano malattie e sofferenze. Beati quelli che le sopporteranno in pace, perché saranno incoronati. Tu sia lodato, mio Signore, per la nostra morte corporale, dalla quale nessun uomo vivente può scappare. Guai a quelli che moriranno mentre sono in situazione di peccato mortale. Beati quelli che la troveranno mentre stanno rispettando le tue volontà, perché la seconda morte non farà loro male. Lodate e benedicete il mio Signore, ringraziatelo e servitelo con grande umiltà. Francamente c'è veramente poco da dire, c'è molto da riflettere su una musica di questo genere e su quelle parole. Devo dire che Carlo ha fatto un lavoro di un'eccezionale profondità. Io credo che non basti un applauso, credo che ci vada un altro applauso, se mi permettete, e anche una standing ovation. San Francesco non era esattamente l'ultimo arrivato e Carlo ha saputo rispettare fino in fondo questa grande poetica che è alla base della nostra civiltà italiana, che è alla base della nostra cultura. Grazie a Châtillon per questo splendido omaggio che ha messo veramente i brividi, almeno a me. Grazie, veramente grazie, e grazie a Davide. Chaos Theory di James Bonney è un concerto per orchestra di fiati e chitarra elettrica, che fonde l'intensità rock con una certa raffinatezza classica. Composto per la banda dell'Università del Nevada a Las Vegas, questo brano fonde la potenza musicale degli strumenti a fiato con la chitarra elettrica, per dare vita ad una musicalità che l'autore definisce primordiale e viscerale. Il caos non è confusione, ma libertà di interpretazione dei solisti che si inseriscono in un apparato musicale compatto e dinamico. Tanti sono gli artisti ai quali Bonney ha voluto rendere omaggio con questa eclettica composizione. I Rush, Ludwig van Beethoven, i Metallica, Johann Sebastian Bach, i Led Zeppelin, Shostakovich, gli Iron Maiden, Igor Stravinsky, King Crimson, George Lynch, Augustin Barrios Mongoré, John Petrucci, Frank Zappa, Anton Webern e Steve Vai.
Chaos Theory è un brano che, secondo lo stesso autore, dovrebbe mostrare la potenzialità, ancora inesplorata, della chitarra elettrica nella musica contemporanea. Alla chitarra elettrica c'è un artista meraviglioso, Gilbert Imperial, e direi che Giancarlo puoi dire qualcosa tu su di lui. Beh, direi che è un piacere, anche perché l'ho visto alto così. Conoscevo suo padre e conosco suo padre, che è un carissimo amico. Gilbert ha percorso delle tappe incredibili. Qui ho veramente il suo curriculum ufficiale che vi leggerò, ma al di là di questo curriculum ufficiale vedrete l'uomo, vedrete il ragazzo. È uno di noi che ha capito tutto di come si fa musica. Ancora un'ultima osservazione prima di dirvi di Gilbert. È una grande sfida quella di mettere insieme le musicalità proprie dei fiati con le musicalità elettriche della chitarra. Dunque parliamo di Gilbert. È nato ad Aosta, ha compiuto gli studi musicali nell'istituto musicale della nostra città e poi ha preso la strada del mondo, si è perfezionato alla Hochschule für Musik di Würzburg e presso l'Haute École des Arts di Berna. Nei suoi concerti affronta un repertorio di ogni epoca, con particolare interesse per quello contemporaneo e cameristico, e alterna spesso nelle sue esibizioni la chitarra classica con la chitarra elettrica. Gilbert svolge un'intensa attività concertistica come solista e negli ultimi anni è stato ospite di prestigiose istituzioni musicali in Europa e anche in Cina, Giappone, Argentina, Brasile. Collabora con l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, con il Verbier Festival Orchestra, con l'Orchestra Sinfonica Giuseppe Verdi di Milano, con l'Orchestra Filarmonica Toscanini di Parma e con l'Ensemble Contrechant di Ginevra. Le sue esecuzioni sono state trasmesse da Rai 3, da Radio 3, dalla televisione della Swissromando e dall'emissione tedesca Bayerischer Rundfunk. Gilbert è docente di chitarra presso la Scuola di Formazione e Orientamento Musicale della Fondazione Maria Ida Viglino ed è docente nei corsi di fascia preaccademica presso l'Istituto Musicale Pareggiato della Valle d'Aosta. E se non vi spelate le mani, non so quando ve le spererete mai. Un'ultimissima osservazione. Abbiamo parlato di Istituto Musicale della Valle d'Aosta, conservatorio. Abbiamo parlato della SFOM di Aosta. Stiamo lavorando come federazione. Sono allo studio, ma ormai sono già cominciate con queste collaborazioni, delle sinergie sempre più forti e profonde di tutta la musica valdostana, dalla musica accolta alla musica per banda. E questo è un lavoro che ha iniziato il direttivo della Federation, che ci ha preceduto e che noi continuiamo a portare avanti. A questo crediamo molto. Ecco perché Gilbert non è solo un amico, un grande musicista, è in un qualche modo un testimone di una sinergia che sta nascendo fra la musica accolta, la musica contemporanea e la musica di banda. Grazie al Corfi Filarmonico de Châtillon, che anche in questo caso è diretto da Davide Arietti.
Thank you.